sistema di navigazione, EasyLink assiste il conducente nei tragitti giornalieri. Premere navigazione sul menu principale o fare clic sul widget navigazione nel menu home. Verrà visualizzata la mappa che mostra la posizione in cui ci si trova in quel momento. È possibile utilizzare questo pulsante per impostare e visualizzare informazioni quali il limite di velocità, il meteo o i punti di interesse. Grazie all'intuitivo motore di ricerca Google Maps non è più necessario inserire un indirizzo completo per calcolare il percorso. È sufficiente inserire il nome di un ristorante o di un aeroporto, ad esempio, e il sistema suggerisce immediatamente gli indirizzi più pertinenti. Selezionare la destinazione desiderata. Quindi confermare il percorso per avviare la guida. Il sistema multimediale vi guida lungo il percorso, informandovi sui cambiamenti di direzione e sul nome della strada successiva. È inoltre possibile visualizzare l'ora di arrivo prevista e la distanza rimanente dalla destinazione finale. Notare che si dispone del servizio TomTom Traffic, informazioni sul traffico in tempo reale. I percorsi codificati a colori mostrano le condizioni del traffico: verde per traffico scorrevole, arancione per una leggera congestione, rosso brillante per una forte congestione e rosso scuro per una congestione totale. I simboli sulla mappa possono inoltre fornire informazioni sulle potenziali interruzioni lungo il percorso, come una strada chiusa, un incidente, lavori stradali o un pericolo. Se il sistema identifica un modo più rapido per procedere, calcola un nuovo percorso e lo visualizza sullo schermo. Per accedere alle varie funzionalità del sistema di navigazione, premere qui. È possibile visualizzare, ad esempio, la cronologia dei percorsi e i preferiti, selezionare un punto di interesse o accedere alle impostazioni del sistema per configurare le preferenze del percorso o della mappa. Infine, questo pulsante può essere utilizzato per modificare o disattivare il volume della voce guida.